Buongiorno, oggi vi faccio perdere poco tempo perché voglio fare una rassegna stampa rispetto ai giornali di oggi che sono di un mosciume ma pazzesco, molto poco divertenti, quindi questa rassegna stampa sarà spero brevissima perché abbiamo poco tempo da perdere, nel senso che la questione fondamentale dei giornali oggi è il primo accordo in Europa, è quello che titola il Corriere della Sera, tanto piove che tanto se ne parlò che poi è arrivata una specie di, come possiamo dire, di robina, nel senso che sulla carta è una cosa enorme e nella pratica è poco nulla, perché questo Recovery Fund che l'Europa avrebbe deciso nel Consiglio europeo di ieri di adottare, beh, insomma, deve essere poi fatto dalla Commissione europea, materialmente nei dettagli, nel finanziamento, nelle scadenze, e poi deve essere riapprovato dal Consiglio europeo del giugno del 2020. Nel frattempo ci sono le aziende italiane di tutta Italia che stanno lì ad aspettare che cosa decidono i burocrati europei, ma non basta. In realtà, ed è la cosa anche più forte, ma anche più debole come tempi di questo Recovery Fund, questo fondo dovrebbe agire sui soldi e sul bilancio europeo, quindi una cosa molto importante, quindi non sui bilanci comunitari delle singole nazioni, ma su quello comunitario, quello della PAC per intendersi, beh, dovrebbe agire sul bilancio europeo, insiste sul bilancio europeo 2021-2027. Allora anche un bambino piccolo si pone un dubbio, e cioè se ha a che fare con un bilancio del 2021, siamo così sicuri che questi soldi arriveranno nel 2020? Posto che il bilancio non è stato ancora approvato e dovrà essere per il 2021, io faccio un'ulteriore domanda e la faccio a tutti quanti voi che siete, diciamo, un po' maliziosi come me. Vorrei che qualcuno mi rispondesse se è in grado, perché questi fondi sono straordinari. Ma siccome i soldi dell'Europa arrivano dai singoli paesi nazionali e i singoli paesi nazionali, in realtà, Ah, solo la Germania, e questo è importante, ha detto che vorrà addirittura contribuire di più al prossimo bilancio europeo, e questa è un'apertura incredibile. Però vi chiedo E mi chiedo insieme a voi, ma fino a pochi mesi fa si stava discutendo in Europa del taglio dei finanziamenti alla politica agricola comune attraverso delle follie della politica agricola comune nuova, che è una roba che è pensata più per i pascoli del nord che per gli uliveti del sud. Ma questo è un altro discorso. Ma allora, secondo me, il rischio vero è che qualche beneficio che noi abbiamo lo perderemo a fronte di questo nuovo fondo. Ovviamente stiamo parlando di una cosa molto prematura, però i tecnici di Bruxelles queste cose le conoscono bene e sanno come spostare le tre carte, perché il bilancio è quello, non è altro che quello. C'è anche da dire che il bilancio europeo è quello che ci dà un sacco di soldi nei fondi di coesione, che sono fondi utilizzati, buttati nel cesso e neanche utilizzati dall'Italia. Se si riuscisse ad avere uno strumento che gli italiani riescono a usare un pochino meglio, gli italiani, le burocrazie italiane riescono a usare un pochino meglio, non sarebbe male. Un'obiezione che si fa sempre, che oggi non leggo sui giornali, ma che sarebbe interessante valutare insieme a voi, è: in Italia arrivano miliardi e miliardi dall'Europa sulla carta e non riusciamo a spenderli. Allora, ragazzi, forse invece di pensare al Recovery Fund spendiamo quello che abbiamo. Ma comunque queste sono polemiche che nasceranno quando il fondo sarà pronto, secondo me, a babbo morto o a impresa morta. L'altra questione fondamentale di questo fondo è che non si riesce a capire se questo fondo darà prestiti oppure darà fondo perduto, cioè addirittura sussidi alle aziende che non ce la fanno. Beh, capite che la cosa non è indifferente e bisognerebbe anche capire a chi queste cose le dà. Devo dire che il pacchetto complessivo che è fatto di un fondo per la disoccupazione, un fondo per la sanità, il MES e il Recovery Fund che dovrà nascere nei prossimi mesi dà un'idea, almeno sulla carta, di una presenza, ma come sempre di un'Europa che sono dei burocrati, perché ci siamo, ma non è colpa dell'Europa, ci siamo tutti messi in questo mondo. L'Italia non è meno burocrate. Arriva lì Trump e dice: io vi do 2.000 miliardi di dollari. Il giorno dopo il Senato approva 56 su 61, votano a favore e sono pronti i miliardi di dollari. Qua in Italia abbiamo 27 paesi, il Consiglio d'Europa, un Presidente del Consiglio d'Europa che io sfido a tutti quanti voi di chiedere nome e cognome e non lo conoscete. E poi arriva la Commissione europea e poi c'è la baronessa Ursula von der Leyen che parla con la signora Lagarde e poi riparla col Consiglio europeo e poi riparla con la Merkel e poi il Premier portoghese se la prende con gli olandesi e poi gli italiani dicono: vogliamo il MES e poi non lo vogliamo e poi sì lo vogliamo perché è diverso da quello che è. Cioè, tutti legittimamente con le loro pippe mentali, alla fine, cioè il sistema politico, burocratico e di incentivi degli Stati Uniti e della Cina è paragonabile alle pippe che ci facciamo noi?
O no, secondo voi, se voi doveste scommettere su chi ha dato con maggiore efficacia soldi alle risorse e sta affrontando con maggiore efficacia, è il blocco statunitense, è il blocco cinese comunista o il blocco europeo? Forza, ditemelo, perché così capite dove dovrete mandare i vostri figli a educarsi. Qua stiamo ancora a pensare al Consiglio europeo, Commissione e soldi. Posto che poi forse abbiamo trovato qualcosa di decente. Primo accordo in Europa, titolo il Corriere della Sera, non poteva fare altrimenti perché... Ce ne saranno altri 20. Nel frattempo, su questo accordo C'è tutto, si innesca tutta la politica italiana. Verderami, oggi nota come Silvio Berlusconi, è ritornato centrale. Ma perché è ritornato centrale? Perché Silvio Berlusconi è a favore di questa, diciamo, grande operazione europea di aiuti all'Italia, cioè si è incuneato in quella mancanza all'interno della destra di qualcuno che fosse, diciamo, realista, la realpolitik del cavaliere. Questa è la tesi di Verderami e soprattutto Verderami dice si piazza là al centro della partita per dire di fare un governo di unità nazionale, non un governo Conte, ma ce l'aveva detto anche Quarta Repubblica, un governo, diciamo, in cui ci sono tutti dentro per risolvere i problemi della ricostruzione. Nel frattempo, oggi il tema della ripartenza è un po' andato in subordine, quello che abbiamo capito, ma ragazzi, anche su questo, sono tutte cose così, sono tutti desideri, non c'è nessuna prova che il 27 aprile dovrebbero riaprire le produzioni delle macchine per l'agricoltura e io mi chiedo come mai sono state interrotte. Cioè il punto vero non è che il 27 aprile devono riprendere le produzioni delle macchine per l'agricoltura e tenendo l'agricoltura aperta perché quello che mangiamo arriva dall'agricoltura, questi cazzoni hanno chiuso le macchine per l'agricoltura, che non è la produzione del trattore, ma anche dei ricambi. Mi ricordo la polemica sul Sole 24 Ore di quando chiusero questa roba qua e adesso riaprirà il 27 aprile. L'hanno chiusa e la riaprono. Sono persone che ovviamente non hanno la più pallida idea di quello che sta avvenendo nel mondo produttivo. 4 maggio dovrebbero riaprire Tra gli altri cantieri edili che sarebbero secondo me potuti riaprire molto prima, l'11 maggio i negozi di abbigliamento e le altre diciamo tipologie che si mettono in sicurezza, il 18 maggio bar e parrucchieri. Allora, il problema assurdo è che sono stati fatti delle date per tipologie, perché gli italiani così, questi che ci governano, sono, capito, il loro concetto è il codice Ateco, cioè il fisco, il codice fiscale, la burocrazia, il castello di Kafka. Questo è il ragionamento, non capendo che qua basterebbe dire apra chi è in grado di aprire con le sicurezze che lo Stato dà, invece di pensare alle categorie, in un paese normale di persone responsabili, con un governo che ci considera non dei minus abens, si dice: ragazzi, avete la possibilità di aprire, il falegname che lavora da solo può aprire? Sì! Il parrucchiere che ha già tutte le mascherine tutto a posto può aprire? Sì! Il barista che è riuscito a trovare una soluzione per riaprire può riaprire? Sì! Invece noi facciamo le categorie come dei pecoroni, come se avessimo il codice Ateco e il modello SAP nel nostro cervello di burocrati, la De Micheli, incentivi agli acquisti di bici e monopattini. Grazie De Micheli. Questa è un'ottima idea, Ministro, io la ringrazio perché avremo degli incentivi per comprare le bici e i monopattini che magari potrebbe usare lei quando da Cinisello Balsamo deve presentarsi a Piazza Cordusio, o potrebbe usare lei quando dall'Axa vuole venire a Roma anche all'Agenzia delle Entrate all'Euro, o quando lei dalla periferia di Firenze vuole arrivare al centro di Firenze. Gli diamo un bel monopattino alla De Micheli, una bella bicicletta. Toc toc! De Micheli, quelli che potevano andare con la bici e il monopattino ai centri delle città, le assicuro che le bici e i monopattini già ce l'avevano. Preferivano andare in bici e in monopattino che andare tra le 7:30 e le 7:40 con l'autobus. Qualche volta piove, qualche volta non abitano nel centro delle città, qualche volta si trovano in situazione per cui devono prendere una macchina che io spero che a questo punto finalmente ritorni la macchina. Nel frattempo vi segnalo che nel centro di Milano sono riaperti i cantieri. Lo sapete? Nel centro di Milano sono riaperti i cantieri e sapete perché? Per riallargare i marciapiedi per far sì che le auto siano bandite dalle città. Noi abbiamo fatto la battaglia contro le auto, stiamo riaprendo i cantieri per allargare i marciapiedi per non far andare le auto e nel frattempo diciamo che nei mezzi pubblici non si può andare. Non voglio dire parolacce, però l'avete capito come la penso? Mi fa impazzire la follia demagogica prima di questi ambientalisti di sinistra della minchia e poi oggi cosa fanno? Fanno i
gli allargamenti dei marciapiedi. Io vorrei un'autostrada sotto il Duomo. Un'autostrada vorrei, capito? Io vorrei quattro corsie con un casellante che si chiama Gilberto Benettono, Luciano Benettono, non so di chi. Io quello voglio. Non voglio allargare i marciapiedi, no? Ma come si fa a essere contro il mondo normale? Questi vivono nei centri della città e non hanno la più pallida idea di che cosa vuol dire vivere fuori dalle città. Sono tutti fuxas, di quello che l'architetto che dice, ma in Italia non si potrebbe permettere alle persone di vivere in case sotto i 60 metri quadri. Complimenti. Intervista Orsini, il presidente della Federlegno, che dice le aziende vogliono riaprire e non le tengo più, perché poi le aziende hanno fame di lavoro. E quello che quella grande abusata parola che ci rompevate le scatole di dignità, la dignità è lavorare, non prendere i 600 euro, e lo capiscono tutti quelli che lavorano, ma questo è difficile farlo capire. Scontro tra Colao e Conte, dice il Fatto Quotidiano, perché Colao vorrebbe, ha fatto quattro paginette totalmente vaghe, e Conte dice, ma con queste non ci facciamo assolutamente nulla, ma l'ha nominato lui Colao con i 17 membri della commissione, mi fanno impazzire anche queste robe qua, fa la commissione, gli fanno quattro paginette e non gli piace, tra l'altro una di quelle quattro paginette prevede che non lavorano i sessantenni, un'altra idea geniale. Alla procura di Roma non ci sarebbe più un magistrato, a quella di Milano non ci sarebbe più un magistrato per parlare di procure pubbliche, occupazioni pubbliche, i manager in tutte le città non ci sarebbero. Questi sono veramente dei, cioè, io non so dove viva, ma non so neanche dove viva Colao, che ha 59 anni, ma come gli viene in mente? Cioè, come gli viene in mente? Ma non voglio fare il legalista della Costituzione, me ne frego, l'abbiamo abolita la Costituzione, ma come gli viene in mente di dire che gli over 60, ma io dico Colao, ma io pensavo fosse, ma io non ho parole, perché se una cosa di questo tipo l'avesse detta chiunque altro, ma gli avrebbero detto, ma ragazzi, ma vai, troviamo un luogo tutto bianco, con delle persone con dei camici bianchi, con delle grate al muro, con dei medicinali diffusi, in cui tu puoi passare i prossimi tuoi 40 anni, ma insomma, è il minimo che avrebbero pensato, ma poi, vabbè. Guardate, incredibile. Sallusti, dal 4 maggio molti italiani nel suo fondo oggi non si accorgeranno che il nemico non è il virus ma lo Stato. Questo è fuori di dubbio. Fuori di dubbio. Perché dal 4 maggio tutte queste robe qua sul virus eccetera passeranno. Quello che succederà è quello che sta succedendo in America. Una quantità di disoccupati mostruosi. Tra poco ne parlerò. RSA, l'OMS, per quello che vale, l'OMS ha detto che metà delle morti nel mondo avvengono nelle residenze per gli anziani, e la stessa Corriere della Sera si accorge che la Lombardia ha meno morti. La Lombardia ha meno in Europa, è andato peggio sull'RSA riguardo al corsia. Ovviamente il Fatto Quotidiano continua a dire che la Lombardia mente sull'RSA, il sottotitolo di apertura. Cioè, il Fatto Quotidiano che cosa fa? Difende Bonafede, difende Conte, attacca la Lombardia. Ormai è un gioco talmente identico che tu tutte le settimane, tutti i giorni, tutte le settimane, che cosa noti? Fotone contro Lombardia, fondo del portavoce, dello strillone del movimento di Conte, prima del 5 Stelle, che difende una volta Bonafede, una volta Conte, una volta Bonafede, una volta Conte, anzi due volte Conte, una volta Bonafede. E dicevo, la disoccupazione degli Stati Uniti e l'apertura del Wall Street Journal, nelle ultime 5 settimane hanno pagato assegni di disoccupazione settimanale a 26 milioni di americani. Allora, quando dite qua non rendiamo, qui non ci stiamo rendendo conto, il lockdown degli America è stato inferiore rispetto a quello dell'Italia. Quindi c'è un sistema, perché ogni settimana gli danno quattrini di disoccupazione, 26 milioni, e noi qua non gli abbiamo ancora dato la cassa integrazione. Questa è la questione per cui ha ragione Sallusti. Fa qualche settimana, quando non ci sarà il recovery fond, quando questi continueranno a fare dei crediti che non porteranno soldi, eccetera, i forconi, ma non lo dico perché lo voglio, mi auguro che non avvenga, mi auguro che ci sia una ripresa straordinaria che si continua a consumare, ma qua io sono sicuro che ci porteremo le bardature sanitarie con questi medici della minchia che hanno finalmente trovato un po' di visibilità televisiva, che ci spiegheranno come dobbiamo vivere. Io ai medici che mi spiegano come vivere dico sì, perfetto, benissimo, lasciamo perdere, perché sennò divento maleducato. Comunque avete capito qual è la situazione in America, che non è l'Italia, raccontata oggi dal Wall Street Journal. Ultima questione di giornata, hanno fatto fuori il direttore della Repubblica, scusate, anzi questa è proprio una frase pessima, perché Carlo Verdelli ha minacce di morte, quindi fatto fuori non mi sembra proprio la locuzione migliore, mi scuso. Hanno i proprietari di Repubblica, della Stampa e dell'Huffington Post hanno deciso un cambio dei tre vertici dei giornali. Verdelli, direttore di Repubblica, è stato licenziato ad nutum, come si diceva un tempo, cioè con il gesto del dito, via Verdelli.
cervelli, oppure come fanno ora? Sei, com'è che? L'avete capito. Poi hanno fatto fuori il direttore della stampa che, come si chiama, è Molinari, ma perché? Per renderlo direttore di Repubblica, quindi dalla stampa il direttore va a Repubblica e alla stampa diventa direttore Giannini, Massimo Giannini. Mattia Feltri è diventato direttore dell'Huffington Post, che è il giornale online di politica molto interessante di insomma, l'Huffington Post, che tutti quanti voi conoscete. Di questo ne parla Cingolani sul Foglio, direi che è l'unico giornale che ne parla, che ci racconta intanto una cosa stupenda: la holding della famiglia Agnelli Elkann, che ha e controlla Repubblica e la stampa, si chiama Giano Bifronte. Ma dice Bifronte perché da una parte guarda all'estero, da una parte guarda l'Italia, perché non sapevo che addirittura gli Agnelli avessero il 43% dell'autorevolissimo, come si dice sempre, Economist, e anche quindi guarda all'estero e guarda l'Italia. Però devo dire, e lo dice Cingolani, lo dico a tutti quanti voi, che è completamente ovviamente cambiata la linea editoriale. Se immaginate Repubblica, Molinari come direttore, dice Cingolani, si passa dal movimentista Verdelli, che faceva i titoli cubitali contro i populisti, contro Salvini, anche un po' contro questo governo, ma soprattutto contro, diciamo, una roba molto sparata e schierata. Beh, insomma, Molinari è molto più moderato, è più centrista, è più ecumenico. E soprattutto in politica estera, e questo lo aggiungo io, che come sapete lo leggo sempre sulle questioni israeliane, ha una posizione completamente diversa rispetto a quella che è la tradizione di Repubblica, che oggi sciopera, non va in edicola, proprio perché secondo me questo Molinari non gli piace affatto questo colpo di scena degli Agnelli. Hanno fatto fuori quindi il filo palestinese, adesso dico io, la linea filo palestinese di Repubblica, per una filo americana, atlantista, israeliana di Molinari, che a me fa godere come un pazzo. Ma voglio vedere, spero che mai succeda un'altra nuova cosa come è successa recentemente con il bombardamento e il siluramento in Iran di un generale che piaceva tanto ai filo palestinesi, perché quella linea lì il Repubblica non la terrà mai più, tant'è che si vedeva cosa scriveva la stampa e cosa scriveva Repubblica. Uno shock dunque per Repubblica, dice Cingolani, lo penso anch'io, lo shock che si vede nello sciopero di oggi. Apro la parentesi, chiudo la parentesi, fino a ieri ci raccontavano delle grandi minacce che aveva ricevuto Verdelli, tutti uniti su queste minacce, cosa ovviamente incresciosa e scandalosa, che voglio dire purtroppo avviene a tutti quanti noi di essere minacciati di morte, ma lui è ancora più scandaloso rispetto a noi, che voglio dire abbiamo minore visibilità e forse minore attenzione, ognuno diciamo è minacciato di morte, ma lui lo è stato pesantemente. Beh, insomma, non è il modo migliore di difenderlo quello di licenziarlo, sostiene una voce dal sen fuggita dei miei amici di Repubblica. Ultima questione che secondo me è favolosa: il nuovo presidente della Confindustria si chiama Bonomi, non appena ha messo piede alla Confindustria, un signore che non ha un'azienda, perché mi sembra che abbia un 2-3% di una società che commercia in attività biomediche, quindi un finanziere che è diventato presidente della Confindustria con larga maggioranza dei nostri amici confindustriali. Beh, insomma, passano 3 giorni che è designato presidente della Confindustria e si becca il primo incarico pubblico, presidente della Fiera di Milano. Ma vi sembra normale che il presidente della Confindustria sia, non avendo una sua azienda, gli piazzano subito la presidenza di un ente pubblico? Vi sembra normale? È un paese normale? Io pensavo gliel'avessero, voglio dire, come la Marcegaglia, come tanti presidenti delle Confindustrie, si beccasse la prebenda pubblica alla fine della sua mandato. No! Mentre presidente della Confindustria, Bonomi diventa presidente della Fiera di Milano, dove sono sicuro che farà benissimo. Io vi do un abbraccio e vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa di porro. Ciao.